Questa è una parte dedicata a chi si occupa di chirurgia vascolare e di flebologia. Cercherò di dire quattro parole in quelle che sono le possibilità di impiego del laser in flebologia e nello specifico quello che è la possibilità di trattamento delle vene varicose, delle safene, delle piccole vene, eccetera, con l'uso delle fibre, sia con le fibre, diciamo, tradizionali, sia con le nuove fibre corte che si chiamano FTF. Allora, abbiamo varie possibilità di trattare le vene con il laser, naturalmente con vari tipi di laser e li vedremo, ma fondamentalmente in due modi. Il primo, che è rivolto essenzialmente alle vene safene, cioè ai vasi di grosso calibro, agendo con la fibra dall'interno della parete del vaso, cioè introducendo assolutamente all'interno della parete una fibra e poi sparare, come si dice, con il laser in modo tale da creare un danno alla parete. Il secondo, un po' più nuovo, diciamo, è quello invece di dare un danno termico alla parete del vaso agendo sia dall'interno che dall'esterno, di necessità, perché si rivolge a dei vasi che non sono rettilinei e che quindi sono impossibili da canalizzare.